Ciao a tutti e benvenuti in un'altra puntata della rubrica Il Notturno. Oggi voglio parlarvi di un puzzle adventure sviluppato per PlayStation 3 dal Japan Studio, Rain. Rain è la storia di un bambino senza nome che, affacciandosi alla finestra, conosce una bambina sotto la pioggia. Il loro incontro però dura poco. L'oscuro, un essere misterioso che dà la caccia alla bambina, tenterà di catturarla, facendola fuggire. Il nostro protagonista seguirà quindi i due da lontano, e vedendoli attraversare uno strano portale di luce, deciderà di attraversarlo anche lui. Oltrepassato il portale, il bambino si ritroverà in un mondo buio dove piove incessantemente. Qui scoprirà di essere diventato improvvisamente invisibile e privo di voce. E qui arrivano le semplici ma efficaci meccaniche di gioco. Nella nostra avventura alla ricerca della bambina saremo invisibili solo al riparo dalla pioggia. Camminare sotto l'acqua infatti non solo renderà visibile il bambino ai nostri occhi, ma anche a quelli dei vari esseri di tenebra che dominano questa dimensione. Anche camminare al riparo dalla pioggia, ma fare rumore correndo dentro una pozzanghera, ci renderà facili prede di questi mostri senza scrupoli. Nel nostro viaggio saremo alla continua ricerca della bambina e di un modo per poter fuggire insieme, in un mondo dove la luce della luna sembra l'unica cosa che tenti di guidarci verso casa. Perché ve lo consiglio? Perché Rain è una bella favola, è un modo diverso di raccontare una storia. I comandi sono molto semplici, sono tre tasti per fare tutto quanto, ma nella sua semplicità Rain riesce a rapire ed incantare il giocatore. Anche se non dura molto, all'incirca 6 ore, questo gioco non solo ha delle belle trovate a livello di game design, ma ci terrà incollati allo schermo con la sua atmosfera poetica e malinconica, e con una colonna sonora che ci cullerà e ci incanterà, tenendoci compagnia durante il nostro viaggio nell'ignoto. Il chiaro di luna di Debussy che sentite in sottofondo fa parte della bellissima soundtrack del gioco. Detto questo, se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, ok? Non dimenticatevi magari di iscrivervi anche alla pagina Facebook e al canale Twitch. Di nuovo, ciao a tutti e buonanotte!